sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportello Reclami. Oggi ci spostiamo in provincia, esattamente a Pergine Valdarno, e siamo in compagnia del signor Pietro Staderini, il quale ha avuto una brutta disavventura con l'Agenzia delle Entrate. Che cosa è successo? Il 29 dicembre scorso gli viene recapitata una cartella esattoriale anche piuttosto salata, però subito, alla prima lettura, il signor Pietro Staderini si rende conto che c'è qualcosa che non torna. Vediamo. Beh, io mi sono reso conto che qualcosa non andava dopo 4-5 giorni, perché lì per lì, quando ti arriva una cosa di questo tipo, dall'Agenzia delle Entrate, ti senti male, perché ti senti male. Dopo 4-5 giorni ho preso questa lettera e l'ho letta, mi sono reso conto, benché ho fatto la quinta 60 anni fa, insomma, non ci voleva tanto rendersi conto che era un errore grossolano. Purtroppo l'Agenzia delle Entrate sono burocrati, non sono gente che ragionano, e allora poi è venuto fuori che, insomma, è venuto fuori un errore madornale. Però alla fine io mi sono tranquillizzato, però insomma in fondo io avrei dovuto pagare 6.750 euro di multa se non pagavo entro termini e se avessi fatto ricorso al suo provvedimento. Cosa strana, perché questo provvedimento chiaramente era sbagliato in partenza, e dalle carte che poi sono riuscito ad avere ci si rende sempre più conto che all'Agenzia delle Entrate non sono persone, ma sono burocrati nel vero senso della parola. In pratica c'è stato uno scambio di persona. C'è stato uno scambio di persona, perché io fino al 2010, perché questa diciamo così, multa riguardava la denuncia del 2010, io fino al 2010 ho lavorato, essendo già in pensione da diversi anni, lavoravo in una torrefazione a Firenze che si chiamava Pianza, dove il titolare, guarda caso, si chiamava uguale identico a me, però lui è nato nel 35 e io nel 45. E allora, come si può dire, il commercialista ha omesso, magari il commercialista dell'azienda ha messo il mio codice fiscale nel 770 della torrefazione Pianza di quell'altro Staderini di Pietro, che però anche l'altro Staderini di Pietro le tasse le ha pagate, non è che non le ha pagate, perché nel 770 quello deve denunciare, ha denunciato, ha pagato le tasse e tutto il resto. Ecco, e in questa omonomia, secondo me, la lettera che l'Agenzia delle Entrate di Arezzo aveva di accertare sul mio conto già metteva in chiara luce l'omonomia, perché ci sono nella lettera che la Camera di Commercio diceva accertamento su Staderini Pietro, c'erano tutte e due Staderini Pietro, uno nato nel 35 e uno nato nel 45. Bastava leggere quella, oppure chiamare me l'interessato, e la cosa si chiariva in un minuto, senza bisogno di impaurire la gente come hanno fatto. Ecco. Non c'era tanto tempo e il signor Staderini si è messo subito in moto. Sì, certo, io quando dopo è arrivata, dopo 5-6 giorni l'ho letta per bene, mi sono reso conto da me personalmente che c'era sicuramente un errore di omonomia, ho telefonato al commercialista dell'azienda, che insomma ci ho lavorato 20 anni, che lo conoscevo bene, lui mi ha chiesto di portare tutto giù, che ci avrebbe pensato tutto lui, e difatti la situazione poi si è risolta, perché lui, il commercialista, insomma, ha comunicato l'errore, cioè come ha fatto io di preciso non lo so, perché poi io non ci ho riparlato il commercialista, però insomma il problema ormai, diciamo così, è risolto, ecco, diciamo così. Però l'unica cosa che io avrei preteso dall'Agenzia delle Entrate, che mi hanno mandato una lettera di annullamento del provvedimento, io credo che sarebbe stato giusto se, come ripeto ancora un'altra volta, se fossero persone anziché burocrati, che oltre a dire l'annullamento del provvedimento, se mettevano un righino in cui dicevano scusandoci del disagio arrecatogli, io credo sarebbe stato
umanamente corretto e umanamente auspicabile, perché sennò queste signore che hanno fatto questo, io ho avuto la presunzione di dirgli che non è il suo mestiere, perché il suo mestiere forse non è nemmeno quello, ma forse sarebbe meglio andessero a zappare, perché forse farebbero meno danno e meno paura ai cittadini di come stanno facendo a fare queste cose. Restate con noi, a tra poco, per la seconda parte di Sportello Reclami. Seconda parte di Sportello Reclami, stiamo raccontando la storia del signor Pietro Staderini di Pergine Valdarno, che ha ricevuto a dicembre dello scorso anno una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate. E c'è stato uno scambio di persona, lui ha provato questo errore, ci è riuscito per fortuna, e tutto si è risolto per il meglio. Però nel signor Staderini resta un senso di amarezza abbastanza profondo. Certo, resta tanta amarezza, perché un cittadino che paga le tasse prima di riscuotere, che è un cittadino che da pensionato è andato a lavorare assicurato, un cittadino che presenta il 7,30 in cui c'è il reddito da lavoratore dipendente, reddito da pensione da ex lavoratore dipendente, e fine rapporto lavoro TFR, perché io nel 2010 ho smesso di dare la mia collaborazione una volta alla settimana con questa torrefazione, che io ero il tostatore di caffè e avevano fiducia a me, però nel 2010 avevo 65 anni, ho detto basta, bisogna smettere. Ecco, nonostante tutto questo del 7,30, i burocrati non hanno il cervello per ragionare, sono burocrati, punto e basta. È venuto fuori tutto il resto. E se il signor Staderini fosse stato preso dal panico e avesse pagato la cartella, alla fine come sarebbe andata a finire? Certo, ci fa riflettere, non solo da pagare, ma c'è anche da buttarsi dalla finestra una persona. Una persona che prende 15.000 euro all'anno di pensione, sentisse arrivare un saranno poche, ma nemmeno tante, perché sono poco più di 1.000 euro al mese, no? Non è che siano grandi cifre. Sentissi poi arrivare la multa che è il 50% dello stipendio di un anno, cioè, può prendere anche la disperazione e buttarsi dalla finestra lì per lì, no? Non credo sia una cosa, oppure per prendere la pazzia da andare su all'ufficio delle entrate come fanno qualcuno, ha visto che fanno, entro con le pistole, eh? Io non ho, per fortuna l'arma non ce l'ho e non l'avrei fatta una cosa del genere, ma se sapesse un'arma non si sa, mia si reagisce. Perché una cosa del genere, quando uno si rende conto di essere dalla parte della ragione, perché quando uno si rende, può prendere anche la voglia di dire ma questi ma che cavolo sono? Insomma, bisognerebbe che questa gente smettessero di fare burocrati, andassero veramente a cercare chi evade le tasse, perché ce ne sono tanti, anche Arezzo ce ne sono tanti, non c'è bisogno di andare tanto lontano. E lasciassero in pace il cittadino onesto che ha sempre pagato, da che mondo in mondo, io sono sempre stato lavoratore dipendente, sicché le tasse io le ho sempre pagate, come tanti altri come me, insomma, chi va a lavorare si sa bene, prima paga le tasse e poi riscuote lo stipendio. E questi signori di queste cose ne dovrebbero tenere conto, non questi burocrati, via, no signori, questi burocrati, perché questi sono burocrati e basta. Non mettere a disagio le persone oneste, ma mettano a disagio quelli disonesti che ce ne sono. Ci verrebbe da dire braccia strappate all'agricoltura, però in questo caso si farebbe un torto a questa nobile arte. Bravo, ha ragione, sì, perché fare l'agricoltore è una nobile arte, forse queste persone non sono adatte nemmeno a fare l'agricoltore, forse queste persone sarebbero nemmeno forse a fare le casalinghe, perché i comportamenti non sono da persone che ragionano col cervello, non hanno la vista più lunga del proprio naso e non ragionano col cervello, ma ragionano soltanto con un tasto del computer o un tasto della macchina da scrivere, senza riflettere, senza preoccuparsi di niente, senza preoccuparsi del danno che potrebbero fare verso una persona corretta e onesta. Ecco, ce ne sono tante, l'ho detto prima e lo ripeto. Anche per oggi è tutto, ringraziamo il signor Pietro Staderini e a voi vi diamo un arrivederci, a domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà.
nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.